E allora, buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie per essere venuto prima di tutto. Grazie a voi e soprattutto grazie a te. Un saluto. Ah, sì, non c'è la scimpa così. No, un saluto e un ringraziamento a te perché mi hai fatto capitano della nazionale, non lo sono mai stato. Quindi... Non lo sei mai stato? Vabbè. Posso dire che sono stati gli autori a scriverlo? Ma doveva essere? Ci approfittiamo. Dove andiamo? Nel centro del palco. E detto questo, in realtà c'è questa domanda, no? In qualche modo che vorremmo, a cui vorremmo rispondere. Chi è in realtà lo scopritore di... il tale scout di Fabio? Io sinceramente no, non posso essere io sicuramente. Lui ha... Quando io già giocavo lui era nelle giovanili del Napoli e l'unica cosa che mi ricordo sono le dichiarazioni che Fabio fa spesse volte e ha detto che lui ha fatto il raccattapalle di Maradona. Dovete sapere che Maradona non ha mai buttato un pallone fuori e quindi la verità è che l'ha fatto al sottoscritto. So anni che mi ripete sempre questa cosa. Vi combattete il raccattapalle. Sì, all'epoca lui tirava solo fuori perché è sempre stato abituato così. Dovevo rimviare. Dai, era un gioco. Poi dopo ha iniziato magari a giocare un po', da essere un po' più tecnico, sai, fare il difensore tecnico. Comunque tra gli attaccanti che hanno fatto impazzire Fabio c'è anche Paolo Di Canio, forse te lo sei dimenticato. All'esordio. Sì, perché all'epoca quando ho iniziato a giocare la prima partita in Serie A io marcai Paolo Di Canio, neanche a farla apposta, dopo 10 minuti fece gol. Vabbè, ma, e dopo 20 minuti ne fece un altro. Cioè, e dopo 30 minuti la sostituì. No, questa no. Una cosa vera però che effettivamente avete tantissime cose in comune, sì. Anzi, a proposito, i nostri autori ne hanno elencate addirittura 9, che vado a leggere proprio perché sono veramente tante, tutte e due napoletani, difensori centrali, avete debuttato entrambi nel Napoli, debuttate entrambi contro la Juve, avete poi giocato entrambi nella Juve, siete stati centrali nella nazionale, entrambi capitani della nazionale e qui sottolineo, sì. Ah, e poi entrambi portate gli occhiali fuori dal campo, entrambe avete girato spot pubblicitario, non è vero? No, gli occhiali. E allora ragazzi... Sì, lui porta quelli da sole. Però avete girato uno spot pubblicitario. E c'è anche un altro particolare. Aspetta, scusa, sì. Ciro, entrambi avete girato spot pubblicitari ed entrambi. No, non ti facciamo cantare, ma lo facciamo per noi. Risparmiamola, ragazzi. Però in tutti e due gli spot, guarda caso, c'era un frigorifero che era molto più espressivo di voi due. Ci avete fatto caso. Però noi abbiamo scoperto che c'era un tuo compagno nella squadra raccattapalle che ha deciso di non giocare a calcio, ma di continuare quell'attività. Sì, certo. E di diventare negli anni il numero uno, il leader, il più forte al mondo. Sì, ha fatto una grande carriera. Pensate, quando chiamarono Fabio Cannavaro, prima chiamarono lui, e lui disse no. Io voglio del raccattapallismo faccio filosofia di vita. Ma pensa, stiamo parlando, tu lo conosci, di Fulvio Varnacano, che oltretutto ha lasciato un'intervista proprio qui su Sky per la prima volta e ve lo possiamo dire che è solo per Sky Sport 1. Ecco l'intervista, prego. Senza sorriso sulle labbra, seri, veloce, non possiamo perdere tempo, diamo! Mi chiamo Fulvio Varnacano, al calcio giocato ho preferito il calcio raccattato. Raccatto sulla fascia sinistra, vicino all'angolo. Ma io e Fabio ci conosciamo da tanti anni, abbiamo iniziato insieme, quasi 20 anni. E Fabio già si vedeva che aveva questa forte passione, questo coraggio. E ogni tanto faceva incazzare un po' i suoi compagni perché cercava di anticipare sempre in scivolata. Perché questo è un lavoro pericoloso, è duro. Tu ti devi chiedere quanta voglia hai di fare raccattapalle. Quanta? Andiamo, perché noi siamo i primi che arriviamo al campo, gli ultimi che andiamo via. Andiamo ragazzi, andiamo. Ogni partita facciamo dai 20 ai 30 recuperi. Quando gioca Materazzi pure 50-60. Veloci. Tutta una questione di polso, la cosa deve essere morbida. Ci sono varie tecniche in una partita dove un raccattapalle sa che deve perdere tempo. Ce ne sta una che la prima è il pulpo scivoloso, la lì così e gli fa la finta. Oppure ci sta quell'altra che mentre sta col pallone a terra fai il pinocchio. Oppure non lo so, quella bellissima che a me piace tantissimo è il 9 mesi.
E comunque oggigiorno i ragazzi pensano solo ai videogames e pochi hanno la voglia di correre dietro una palla e rimetterla in gioco. Ho fatto Serie A, Coppa Campioni, Fabio addirittura mi volle a Berlino. Avevo raccattato la palla dei rigori, ma poi Gattuso mi ha detto morso e preferì tirargliela un'altra volta. No, anche perché io modestamente poi ho avuto anche i miei riconoscimenti, ho vinto il raccoglitore d'oro, l'Oscar del Corner, il World Ball Boy of the Year 2006, ma per finire ho vinto anche il raccattapallone d'oro, e modestamente non è poco. Scusate. Grande! Normale. Fulvio Varnacano? Sì. Così? Ma... Ma vi sentite ancora? Sì, no, abbiamo fatto una grande carriera, visto che ho vinto tutte quelle cose. È stupendo, davvero. Fantastico. Vederti in questi panni è sorprendente.